Buongiorno, benvenuti a questa rassegna. Finalmente ce la facciamo del 29 gennaio del 2020. Vediamo quali sono i temi fondamentali oggi sui giornali. Ovviamente, dopo la batosta dell'Emilia-Romagna, l'unica vera grande batosta dell'Emilia-Romagna è quella nei confronti del Movimento 5 Stelle, che è sostanzialmente scomparso sia in Emilia-Romagna sia in Calabria dai radar, diciamo, dei consigli regionali. E quindi il tema fondamentale dei giornali oggi, quelli insomma che cercano di fare un po' di cronaca della politica, è il caos a 5 Stelle, sulle alleanze e alle prossime regionali, perché non vi sfuggirà che nei prossimi mesi ci sono regionali in Campania, in Liguria, in Veneto, in grandi regioni che avranno, ne ho citate soltanto alcune, e sulle quali bisognerà capire che fine faranno questi 5 Stelle, se allearsi o no. Intanto una decisione ieri l'hanno presa, e cioè quella di allearsi, quella di creare come capo delegazione al governo, pensate un po' voi, non mi sono frizzato, ma è Bonafede, il ministro della giustizia, quello della prescrizione. Allora ricapitoliamo: il capo delegazione è Bonafede, quello che non riusciva a distinguere, ricorda oggi il foglio tra dolo e colpa, e soprattutto quello che ha spiegato insieme a Travaglio che, come si posso dire, che non esistono colpevoli innocenti che vadano in carcere. Ovviamente gli hanno fatto capire subito che aveva detto un'emerita stupidaggine, soltanto Travaglio ha provato in maniera ridicola a difenderlo, però la cosa fondamentale è che il capogruppo, cioè il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al governo, è proprio colui che è titolare di una di quelle leggi, cioè quella sulla prescrizione, che meno piace proprio al PD, che vorrebbe cambiarla. Quindi vedrete un po' voi come si metteranno d'accordo tra di loro. Il Fatto dice che la corsa, e se ne intende di questioni ovviamente del Movimento 5 Stelle, è ormai a tre all'interno del partito di Grillo. Tra l'altro è incredibile come c'è un'assenza totale di dichiarazioni di Grillo, che fino all'altro ieri dichiarava e starnazzava su qualsiasi cosa, abbracciava Di Maio, arrivava, adesso non fa più né gli spettacoli, perché ovviamente non sbiglietta, né riesce a fare quel delinquente, voglio dire, seriale di Grillo, neanche una dichiarazione di quelle sue, no, dell'elevato. L'elevato è, diciamo, scomparso, sotterrato, no? Chissà che cosa c'ha da dire l'elevato oggi, lo vedremo nei prossimi giorni, in cui prenderà per il culo soltanto i suoi amichetti. Non c'è audio, ragazzi, c'ho il microfono e per il 90% delle persone c'è l'audio. Purtroppo, guardatela, a questo punto non dipende da me, ma dall'upload, peraltro non mia responsabilità. Ho cambiato microfono, ho messo un nuovo levalier, ho comprato il mini Yeti, ormai non so più che cosa fare per quest'audio. Comunque, andiamo avanti, mi spiace per quelli che non mi possono sentire ora, sono sicuro che mi sentiranno sul sito nicolaporro.it. Rinviato il congresso del Movimento 5 Stelle a dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, e poi c'è sempre questa cosa incredibile che il capo dell'antimafia, che si chiama Morra, è lì grazie ai voti dei grillini. Ieri aveva dichiarato: guardate, io non ho votato Grillo e non ho votato Movimento 5 Stelle in Calabria. Oggi gli risponde il candidato della Calabria: certo, uno che si candida a guidare il Movimento 5 Stelle e manco votato il Movimento 5 Stelle in Calabria perché non si fidava dei suoi candidati, beh, insomma, andiamo bene. È molto divertente il pezzo di Merlo sul Foglio, che ricorda bene chi è Bonafede e quali casini combinerà all'interno della coalizione col PD. Nel frattempo il PD è gestito secondo punti di vista diversi. Franceschini dice: avanti con il bipolarismo che sarà tra la Lega e il PD. D'Alema invece, intervistato opportunamente dal Fatto, vedete, qualcuno dice si sente benissimo, altri no. Purtroppo non dipende da noi, ragazzi, dipende da Facebook e dall'upload, cioè dalla diretta che stiamo facendo. D'Alema al Fatto dice che il 5 Stelle non sono finiti. Grande D'Alema, non ne è azzeccata una, speriamo che sia anche questa non azzeccata, e il PD può vincere solo con loro. Insomma, non c'è il bipolarismo, dice D'Alema, con il suo modo di fare, che già mi immagino intervista di quello che ti spiega tutto, ma la tesi di D'Alema è che si deve continuare ad allearsi con i 5 Stelle, che gli permetteranno di vincere. Elly Schlein, molto simpatica, l'ho invitata spesso anche in trasmissione a Quarta Repubblica, una bella comunistona, direi, una di quelle rosse vere, di quelle anche che hanno begli argomenti per contrastare, quindi molti dei miei telespettatori
ascoltatori non l'amano, ma io l'amo perché ha diciamo argomenti con cui contrastare quelli che non la pensano come lei, è stata la più votata in Emilia Romagna, roba rossa, roba comunista, quella che ha preso lui, il voto duro e puro, e dice che il PD deve smettere di guardare al centro. Andiamo bene, perché secondo me è vero che lei è stata la più votata in Emilia Romagna, ma se il PD avesse adottato la sua politica, oggi la Repubblica la monta questa cosa della Schlein, ma se l'avesse adottata probabilmente non avrebbe vinto con Bonaccini. Il Cavaliere, oggi intervistato mi sembra dal Corriere della Sera, dice: il centro è indispensabile financo a Salvini. C'è da dire che sicuramente stanno bisticciando questi di centrodestra, e lo sapete dove? Stanno bisticciando ancora una volta per i candidati nel sud, per Fitto e per Caldoro, in campagna Caldoro, che Berlusconi dice è il miglior candidato che possiamo avere, Fitto, il candidato della Meloni in Puglia, che peraltro viene proprio da Berlusconi e insomma da una esperienza centrista, è definito in N perché è figlio di un grande democristiano, che probabilmente non piace a, come si chiama, a Salvini, e vediamo se riescono questi a mettersi d'accordo il centrodestra o a far casino tra di loro proprio nel momento in cui invece potrebbero dare una zampata, diciamo così. Il virus, ha ragione oggi il Feltrino, l'unica epidemia che ci abbiamo è una specie di follia collettiva. Oggi io ho letto un piccolo colonnino del Corriere della Sera o di Repubblica in cui dice la previsione degli epidemiologi su quanti morti potrebbero esserci per questa pandemia. Volete sapere il numero? Lo volete sapere quanti possono essere morti? 1500 in tutto il mondo. E io dico: ma di che stiamo parlando? È evidente che se colpisce me è una tragedia che neanche ne possiamo parlare. I miei amici, i miei fratelli, i miei vicini, i miei conoscenti, i miei fornitori, sarebbe un disastro. Ma dal punto di vista, voglio dire, della collettività, 1500 persone su 7 miliardi di abitanti di questo pianeta, vi sembra una pandemia? Vi sembra la spagnola? Diciamo che è tre volte meno i morti che ci sono in Italia ogni anno per incidenti stradali, eppure il virus ci sarà un ponte aereo che dalla Cina porterà in Italia grazie a un volo francese gli italiani che stanno in quella provincia, e ci sono 4 contagiati in Baviera. 4 congenerati epidemiologi, dice Paolo, grazie, scusa l'ignoranza. I pagamenti della pubblica amministrazione mi sembrano invece un'epidemia, perché sono 10 anni che ne parliamo e siamo condannati, ce lo ricordo il Messaggero oggi, dalla Corte dei Conti, dalla Corte dei Conti europea, perché ci dice la Corte di Giustizia europea, che dice: ragazzi, ancora non state pagando entro i 60 giorni, questa è una roba che mi fa investire la pubblica amministrazione, siamo noi, date gli appalti che già è un casino tenerli, 100.000 regole, e poi aspetti, dopo 60 giorni ancora non ti ha pagato. Come a me non mi ha pagato Aurora, avete presente quello delle penne Aurora? Non so se avete presente, sono andato a fare un convegno per i 50 anni, i 100 anni di Aurora e non mi ha pagato. Ma se un privato non mi paga mi posso arrabbiare, gli farò causa, andrò nei prossimi 10 anni a chiedergli soldi. Ma il problema non è che Aurora non paga Porro, il problema è che la pubblica amministrazione non paga decine di migliaia di persone. Questo mi sembra un pochino più grave. Che siamo sicuri sul numero effettivo dei numeri? E così ho letto oggi sui giornali. Franca, i contagiati sono più di 5.000, ma i contagiati non sono morti. I contagiati sono gli stessi contagiati, come mia figlia di là, che ha l'influenza. E non succede nulla se c'è l'influenza. Ma comunque, l'unico virus che ci interessa è il liberista Françoise. E ha perfettamente ragione. Françoise, già che ci sei, la mia amica francese che vive a Cagliari, prima o poi verrò a presentare il libro là, ti voglio dire una cosa semplicissima, che a Parigi sta succedendo un casino, perché la riforma giusta, secondo me, che Macron vuol fare delle pensioni, insomma, le diverse categorie, sono mi sembra 42 che hanno diritti speciali di previdenza, non ci stanno. Ieri è stata la volta, e lo trovate su tutti i giornali italiani, in prima pagina, dei pompieri che si sono dati fuoco e sono stati in maniera molto, diciamo, clamorosamente, come possiamo dire, innaffiati con gli idranti che loro stessi spesso usano. Fine della pacchia in Portogallo, ci titola Francesco Forte oggi sul giornale, perché sarebbe finita col nuovo governatore l'idea che i pensionati stranieri possono venire in Portogallo e non pagare le tasse. Questo sistema aveva attirato 30.000 pensionati europei,
3.000 pensionati italiani pagheranno una tassa del 10%, ma e questo era l'effetto tipico della curva di Laffer, cioè se tu dai un vantaggio fiscale enorme, cosa succede? Perderai certamente in termini di entrate fiscali, ma ce ne guadagnerai molto con tutta la ricchezza e tutto il PIL, e tutto il lavoro e tutti i consumi che portano i pensionati. Questo evidentemente non piace al nuovo governatore. Altre due notizie, diciamo, estere: il piano per la pace in Israele e in Medio Oriente fatto da Trump non piace ai palestinesi, perché sarebbe molto, dicono oggi i giornali italiani, favorevole agli attuali assetti territoriali di Israele, compresa la valle della Giordania, che e alcuni insediamenti in Cisgiordania, delle colonie che verrebbero mantenute in mano agli israeliani. Però Trump dall'altra parte dice: avreste uno Stato indipendente, sarebbe riconosciuto, ci sarebbe la nostra ambasciata, chiuderemmo le guerre e avreste 50 miliardi che creano 1 milione di posti di lavoro di finanziamenti che vi diamo. Ma i palestinesi, e non solo loro, i giordani e tanti altri, a questo piano di pace fatto dal genero di Trump non ci stanno. Ne parleremo nei prossimi giorni sicuramente. Johnson, il leader inglese, tanto amico degli americani, dice no al bando dei cinesi di Huawei, dice di no al loro bando perché vuole fare la rete in 5G con loro, e vedremo che cosa combina. Questioni italiane invece, finanza, ce ne sono due. E altre fonti parlano di 150 milioni in tutto il mondo. 150 milioni, io non so quali siano le altre fonti. Io vi prego, quelli che mi scrivono che ci sono 150 milioni di morti in tutto il mondo per questo virus, di citare le fonti. Io quelle che ho letto sono quelle ufficiali sui giornali, che possono essere false, per carità, però sono quelle che ho letto oggi. Tre notizie di finanza italiana. Atlantia, la società che controlla le autostrade italiane, vola in borsa, ci spiega Milano Finanza oggi. E perché ce lo spiega? Perché il 6,3% in più in borsa deriva dal fatto che sconfitti il Movimento 5 Stelle, sconfitto Di Maio, beh, insomma, non tolgono le concessioni alle autostrade. Doris se la prende con Del Vecchio, il capo di Luxottica, non so se questi occhiali sono suoi, ma comunque di questa roba qua, il monopolista praticamente mondiale per merito e non per rendita degli occhiali, perché Luxottica si vuole comprare Mediobanca. Sostanzialmente Del Vecchio si vuole comprare Mediobanca perché ha bisticciato con i suoi amministratori delegati e il suo presidente Pagliaro. Beh, insomma, litiga con loro, vuole arrivare subito al 10%, Mediolanum dice che azionista di Mediobanca, se ti permetti di salire ancora, caro Del Vecchio, sopra la quota del 10%, noi ce ne andiamo via da Mediobanca. Beh, vabbè. E ultima cosa, beh, straordinaria, non ci sono ultime due. Simon Tacchi, oggi leggo, che è un grande avvocato, il presidente dello studio Erede, quello che è consulente di Cairo sulla questione del Corriere della Sera, che gli ha fatto fare causa BlackRock. Beh, Simon Tacchi fa un private equity, una società che investe, tutte queste robe qua. Mezza pagina oggi sul Corriere, sulle pagine di economia del Corriere, mi sembra la pagina 29 del Corriere, che è di Cairo, che è, diciamo, parla di questa nuova avventura del presidente degli avvocati. Però c'è un piccolo particolare in tutto il pezzo, mi sembra, posso sbagliare perché la mattina mi sveglio presto, beh, non c'è scritto che Simon Tacchi, l'avvocato di Erede, che ha fatto questa straordinaria private equity, questa straordinaria società, è anche un consigliere del giornale in cui c'è scritto e si scrive quel pezzo, gli si dà quel grande risalto. Tra l'altro, società a cui partecipa anche Cairo. A me va benissimo perché io sono un conflitto di interessi, tutto quello che vedete in me è conflitto, dei miei occhiali, i miei capelli, i miei occhiali, il mio orologio, questo pullover, questo microfono che ho scartato sulla mia zuppa. Dovete pensare che io me ne è fotto del conflitto di interessi, ma la cosa che mi diverte è i giornali che invece ci hanno raccontato il conflitto di interessi, la trasparenza, internet fa schifo, voi siete tutti dei venduti, bisogna separare la pubblicità dalle notizie, l'opinione dei fatti. Mezza pagina dedicata al loro avvocato, che peraltro è anche consigliere d'amministrazione senza scriverlo. Però magari mi sbaglio, l'hanno scritto da qualche parte in quel pezzo. Ultima cosa, grandissimi gli amici di, come si chiama, di Radio 24, perché io quando vedo che la zanzara
ha un così grande successo, il Radio 24 ha così grande successo, sono usciti ieri i dati sulle radio, perché prima radio è Radio RTL, seconda è RDS, terza è Radio DJ, ma comunque questa Radio 24 che va alla grande grazie ai amici Crociani e a quel delinquente di Parenzo, grazie a loro questa radio va bene, io godo come un riccio, perché è come se andasse bene la zuppa, è una roba che mi fa piacere. La Coca-Cola è buona, chi è che lo scrive? Ah, François, è vero, perché ogni tanto parlo della Coca-Cola e qualcuno mi dice sei conflitted, chi se ne fotte, ciao!